Buon pomeriggio, rieccoci. Allora, mi auguro soltanto che non si senta troppo la caciara che c'è fuori. Cioè, diciamo che va bene sabato, però c'è anche un pochino di burdel, ma va bene sempre così. E, come sempre, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch. Ora si continua con la Evil Saga, con Resident Evil 2 e... Dove si era arrivati? Non mi ricordo. Storia continua e via per capire cosa stavamo facendo. Continua. Ah, ok. Avevamo recuperato i due componenti. Avevamo recuperato i due componenti. Questo vuol dire che adesso si può andare ad appicciare. Esatto. Ad utilizzare due componenti. Vabbè. Ok. E cosa volevo dire? Nulla. Che come sempre ringrazio. L'ho già fatto oggi, giusto? La live mattutina. Però lo faccio pure ora. Non è mai male farlo e continuare a farlo. Ringrazio come sempre chi supporta, chi entra nelle live anche per poco, chi le recupera a parte in questo caso, chi supporta nella real life, al di fuori di quello che è Twitch, al di fuori di quello che è YouTube. E basta, questo. Ora, tornando a noi, devo tornare al parcheggio. Al parcheggio, componente elettrico, da dove ci vado? Di qua, mi sembra. Teoria, merda, già sento il nostro big friend. Ah, io non ho questa chiave, wow. Il nostro big friend nei paraggi. Merda, la signorina non è d'accordo. Niente, non andiamo da questo lato. Andiamo dal West Office. Da questo lato. Ok. Ora sto pensando, il West Office di qua, sì. E di qua. Ok, bella. Silence. Yeah! Leon, please. Ok, oh merda. Tutto ok? Oh no, ullala. Brutta. A livello di inventario ci siamo più o meno. Ok. Sapete cosa mi sarebbe servito ora come il pane? Una meravigliosa granata stordente. Oh merda. Diciamo che i cani senza mira assistita sono una roba un po' particolare, eh? Minchia. Minchie. Ulla. Un po' troppo veloci per... I miei gu... No, no, non la uso. Preferisco prendere il colpo. Mi serve. Bruttissima situazione. E c'è l'altro. Niente? Porca miseria. Porca miseria. Era di qua per caso? Il quadro dei componenti? Yes. Sto avendo qualche problema di Dazon. Un attimo. Ok, tanto meglio. Allora via. La zona è terrificante. Zona morta. E andiamo di componenti. Uno. E due. Ah, Maria.
No. Ah, boh, perfetto. Bene. Allora, povero Ben. Nota di Ben. La centrale è invasa da quei mostri. Riesco a sentire i loro lamenti anche da qui. Ma non sono loro che mi spaventano. Nome in codice, Tyrant. L'arma biologica definitiva. Sviluppata da quei bastardi della massima segretezza. Il solo pensiero che quella bestia sia qui intorno. È molto probabile che abbiano ordinato di eliminare ogni testimone. Che uno spray. E qui. Ecco quel poraccio Ben. Eh? L'ornafatrofio? Era davvero troppo strano che la Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus Gile e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, hai Laboratorio. intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a fare la mia... Stronza. Trascrizione. No, beh, è quello che ha appena. Ok. Tessera parcheggio. Ok. Cosa stanno cercando? Che finaccia. Che non posso. Ok. Ah, non lo posso mirare. Hai visto mai, fuoco amico? Siccome è integro, giustamente. Beh. Oh, merda. Qua l'idea. L'idea qui sarebbe quella di. Ok, vieni. Merda. Olla! Liscio! Vai col liscio! Lui sta bene. Merda. Vedete che forse potevo anche evitare sta roba? E vabbè, dai. Apriamo, Leon, grazie. Brutto. Aia. Eccola. Sono stanca. È la seconda volta che ti salvo. Scusa. Non pensavo tenesse il conto. Ehi, questo non è un gioco. Non posso crederci. Ma qui non muore niente. Ah, l'aveva tenuto in conto comunque. Hai con te la tessera? Sì, è questo. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Andiamoci. Ok. Vogliamo aprire la serranda? Direi di sì, dai. Ok. Parla con Ada. Ah, mi sta a spinge, Ada! Era l'informazione che voleva? Siamo fuori. Purtroppo no. Ben ha fallito. Allora che cosa cerca esattamente? Non Ben, Ben. Altre informazioni su chi ha causato il disastro. E tu? Credi di poter salvare il mondo? Ho detto a Brana che avrei Ci si cercato. prova. Buona fortuna, allora.
Il gun shop di Kendo. È bloccata. L'unico modo è passare per quel negozio. Che disastro. Che schifezza. Ok, ulla. Canna lunga. Ok, not bad. È così però, occupa due slot. Ma sti cazzi, voglio dire. Granata frammentazione. E qua un po' di robetta dovrebbe esserci, effettivamente. Messaggio per il proprietario. Caro Kendo, posso immaginare che hai avuto i tuoi motivi per non unirti a noi, ma sono sicura che saprai cavartela. Se le cose da fare di cui parlavi alla fine non dovessero andare per il verso giusto, saprai dove trovarmi. Vedrò cosa potrò fare per aiutarti, Jill Valentine. Questa nota non è qui, non è mai stata qui dall'inizio, è stata rilasciata quando era stato annunciato il remake di Resident Evil 3. Non mi ricordo quando di preciso, con un update è stata inserita. Eccolo. Non le farò niente. Ho detto, non muoverti. Kendo. Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. A sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Buttala. No, aspetta. Spostati. Va eliminata prima che si trasformi. Eliminata? È la mia bambina, cazzo! Ada. Lasciamo stare. Emma? Tesoro, ti ho detto di stare dentro. Sì, cara, papà è qui. Sono qui. Ok? Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché e come diavolo è potuto succedere. Insomma. Era il nostro angioletto. Mamma dorme, tesoro. Ok. E ora farai nanna anche tu, ok? Emma? Andate via! Lasciateci in pace! Senta, va bene tenere all'oscuro me, ma perché lui? Andata. Voglio scoprire che succede qui e fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così, per questo sono entrato in polizia. Ma oddio, non proprio per questo, Leon. Io devo fermare l'operazione della morte. Dovremmo morire. Voglio salvare questa città. Io ci sto. Ok. Andiamo. L'Umbrella Corporation è un'azienda che produce segretamente armi biologiche. Hanno un virus
Trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo indistruttibili. Per questo sto cercando Annette Burke. È la ricercatrice dell'Umbrella che ha diffuso il virus. Devo neutralizzarla. Stronzona. A quanto dice, le fogne sembrano un posto adatto a lei. Puoi dirlo. Dopo di te. Wow, grazie. Che meraviglia. Non riesco a immaginare uno scienziato. Allora. Andiamo. Le fogne sono gestite dal comune. Come possono nascondere alle autorità una struttura così? Contenuto in America. L'Umbrella controlla Raccoon City da anni. Da anni. Holy shit! È un terremoto. Me lo auguro davvero. Colpi. E speriamo sia un terremoto, no? Ecco. Ecco il vostro terremoto. Ok. Aspetta. Vabbè, salviamo. Arrivati qua. Come siamo con l'inventario? Ok. Va bene. Ci sta. Ci sta se non per il spray medico. Io sono sempre un po' contrario a portarlo. E andiamo. Altri colpi pistola. Blu. Ok. Questo cazzo è bello comunque. È il Resident Evil 2. Scherzi. Dovrai sopportarmi fino alla fine. Fino alla fine. Tac. Sicura che sia di qua? Così pare. Aia. Aspetti, Leon, siamo nella merda, lo sai? Letteralmente. Oh shit. Corri! Via da lì! Ti conviene correre! Amico! Ula! Cazzo! Cazzi! Ok. Wow. Momento hasta luego. Momento hasta luego. Oh signor. Mi è piaciuto, eh? Alligatore del cazzo. Alligatore del cazzo. Cioè. Puh. Ok. Allora. Un Mr. Raccoon. Lo stai? Eccoti. Muoviti a salire. Calma, calma. Madonna che aggressività. Avevo avvisato. Aveva detto che il virus trasforma le persone in mostri, non i rettili. Tusce. Sono sorpresa che sia ancora in piedi. Ancora siamo vivi, dai, dai. Fin quando ci siamo. Oh, che bello che è Leon. Ada, onestamente, l'Ada del remake del 2, nonostante il 2 sia precedente a quello che è il 4, l'Ada del remake del 2, comparato all'Ada del remake del 4, mi sembra molto più, non so, anziana, mi dà un'impressione di anzianità rispetto a quella. Boh, non lo so.
Questa evidentemente è come il vino, Ada. Migliora invecchiando. Non si spiega altrimenti. Allora. Beh, risalverei. A questo punto. Siamo qua. Conferma dove sei. Annette Burke. Mani in Stai alto. cercando lei? Freeze! Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Stronza! Ecco. Ai ai ai. Non sembra la tipica scienziata. No, è decisamente più stronza. Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. Momento Ada. Sono fuori dalla struttura. Insegua Annette. Se non ce l'ha lei, sarà nel Nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Ligami che... C'è una botterella di sonno. Ok. Corri quanto vuoi, Annette, ma non puoi nascondere. Eccola Ada. Allora. Qua abbiamo il buon Leon. Ok. Rivelatore EMF. Per individuare i cavi e prendere il controllo delle apparecchiature elettroniche, mira tenendo premute le due, interagisci, tieni premuto R2 mentre stai mirando. Ok. Capta e proietta i campi elettromagnetici nei muri, può controllare a distanza alcuni apparecchi elettronici. È l'ora Va del bene. giochettino. Bip bip. Pronti al botto? Boom. Un gioco da ragazzi. E andiamo. Ah, che schifo, mamma mia. Questi non sono scarafaggi, sono... Che cazzo ne so? Dei mobili in movimento. Porca miseria, dei mobili. Oddio. E facciamo saltare questa. Allontanerei un attimino. Sbam. Ora, se non mi ricordo male, c'è anche il comando della porta. Giusto? Il comando della porta che ho appena fottuto. Oh, che palle, mi sa. Ok, si è aperta, yes. Evitiamo un attimino perché mi sa che c'è la robetta. Ah, un documento. Lo leggiamo in grande tranquillità. Ispezione settembre, prima settimana. Ho già compilato una richiesta la scorsa settimana, ma ci serve subito un braccialetto identificativo di ricambio. È indispensabile per accedere ad alcune aree della struttura. In altre parole, senza non possiamo fare il nostro lavoro, quindi non voglio sentire nessuno accusarci di perdere tempo. Ok. Nel frattempo partiamo magari. Ok. Colpi di pistola. Salve. Evitiamo. Ulla. Sai che ho cannato strada? Ho sbagliato strada, cazzo.
Attenzione, che meraviglia. Come cazzo si fa a sbagliare strada in questa maniera comunque? Cioè, ci vuole anche un po' di coraggio. Ai ai ai. Ma comunque tutti li sto facendo alzare. Fenomeno. Aia, deve far male. Colpi di pistola. Quella granata stordente potrebbe essere molto utile. Eccola. Dov'è il... Perché non... Non mi dire che ho sbagliato qualcosa. O più di qualcosa. No, da dietro. Sa che ci siamo schiattati. Mi sa che ci si schiatta qua. Ma tutto questo perché esattamente? Ho sbagliato qualcosa comunque in maniera anche abbastanza clamorosa, mi sa. No, no. Sono morto. Sono morto. Siamo morti. Oh, Gesù. Wow, è arrivata la prima morte. Con Ada. Con Ada doveva arrivare la morte. Vabbè. Va bene. Ho fatto una cazzata più che altro perché mi sono perso un attimino sulla... sul discorso del rilevatore. Cioè, non ho capito cosa stavo andando a sbagliare. Va bene. Ci stava a morire. Ok. Ai ai ai. Mi dà fastidio questa parte? Sì, parecchio anche. Però va bene. Andata così. Dovrebbe essersi aperto, ok. Male gambe. Male gambe. Andiamo. Allora, vorrei capire un attimino cos'è che qui non è andato. Perché non ho tutta sta grande memoria io, di sta parte. La rimuovo sempre perché diciamo che non è che mi faccia impazzire come parte, appunto. Dalla mente la rimuovo. Vabbè. Allora. Arrivati qua, no? Qual è stato il problema principale? Sicuramente devo girare. Sai che l'ho fatta qua la cagata. Giusto? Scusate, ma che cosa mi sta rappresentando? Può essere che non sto ricordando? Completamente? Vabbè. Un attimino. Devo fare qualcosa prima? Allora, un attimino che... Ah, ma davvero? No, vabbè. Ah.
Ragioniamo un attimo perché diciamo che mi sto incazzando non poco. Ok, sì. È l'ora del gioiellino. Non sto ricordando cosa dovevo fare esattamente. È un gioco da ragazzi, però non è questo il problema. Ada, porca puttana, veramente, maledetta. Dove sta? Là. Ok. Cioè, mo, fammi capire un attimo. Dov'è che sto cannando tutto? Dov'è che sto cannando? Scusami, eh. No, per capire più che altro, perché vorrei evitare di... Seguiamo il cavo. Ma scusate, io non sto riuscendo a... Cioè, di nuovo qua sto... Vai a fare in culo, guarda. Vai a fare in culo, guarda. Vai a fare in culo, onestamente. Vai a cagare, va. Vai a cagare. Tu, Ada. E chi ti circonda? Che parte di merda. Palle. Ai ai. Che ora si può? Sembrerebbe di sì. Non ti risicare, eh? Ai 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 ai. Ora sei mia. Stronza! Arrivo, eh. Sempre la migliore a scappare. Lo ammetto. Lo ammetto. Oddio, questa era la parte... Cocciuto di un bastardo. Cocciuto di un bastardo. Ada! Io mi sbrigherei. Non me lo dire, ti prego. Ada. Grazie. Oh merda. Salve. Com'è? Ci arriviamo? Ovviamente non ci arriviamo. Ovviamente non ci si arriva. Ada, per l'amor del Signore Eterno, entra qui dentro, per favore, perché se no veramente... Ok, grazie. No, perché... C'è. E no, dai. Si percepisce che non mi piace tanto questa parte? Si percepisce. Ok, sì, penso si percepisca. Mi fa proprio cacare questa sezione. Allora, che abbiamo qua? Ispezione settembre, seconda settimana. Grazie al nuovo braccialetto finalmente possiamo ispezionare l'area di demolizione. Secondo il rapporto dell'altro giorno, sull'inceneritore non è niente di che. Probabilmente è solo un mucchio di rifiuti. Terminato questo rapporto andrò a dare un'occhiata io stesso. Ok. L'apriamo. Yes.
E andiamo. C'è niente qua. C'è un Mr. Raccoon. Ah, altra parte simpatica. E con Ada è tutta roba. Braccialetto identificativo. Tutta sezione dove si utilizza il sensore, il dispositivo. Complimenti. Vuoi bruciarmi viva? Non metterai mai le mani su Jim. Non sono la sola a volerlo. Lo sai questo. E non sarai la sola a morire. Posso? Oddio, da dove parte? Da qua. Eccolo. Dai. Uno. Tre. Autorizzato fino al 1° ottobre. Restituito Credo. entro questa data. Non Yes. credo Grazie proprio. a Dio è finita la sezione di Ada. Una rottura, una roba proprio fastidiosa, ecco. Fastidiosa, direi. Come mi piace definirla. Cambiamo gioco. Dimmi, tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del giudice? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal Nest. Non finché sarò vivo. Cazzi! Ecco qua. Boom. Aia, che dolore. Aia. Aiaiai, deve far male. Quando serve? Ti ha salvato la cazzo di vita prima, Ada. Eccolo, Leon, quando serve. Buongiorno, Leon. Ada. Ada. Ok, trova Ada. Ada, dove è Legit. andata? Cerchiamo di capirlo. Dove siamo qua? Dove siamo veramente, a parte tutto? Chiusa. Dovrebbe esserci nulla. No. Oddio. In realtà. Ah, oddio, ho capito. Che meraviglia. Le fogne. Signori. Parte delle fogne mi sta abbastanza sulle.
scatole. Non tanto magari giocate in maniera normale, no? Ma se io ricordo, questa parte a veterano è abbastanza tostarella, mettiamola così. Tostarella è il termine che mi piace usare. Ok. Povero. Poraccio. Videocassetta USS. Grazie. Porca puttana. Perché due colpi, Leon? Perché due colpi alla volta, Leon? Gli è partito il secondo colpo a sto stronzo. Mi sa che lo devo eliminare perché... Non ho un coltello, tra l'altro. Proprio brutta come situazione. Fastidiosa, brutta, brutta, brutta. Chiusa. No, 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 per ora devo andare e basta. Per ora devo andare e basta. Ok. Ah, ecco il coltello. Leon, che fa? Scendiamo? Grazie. Risorse? Robbe? Oh merda. Merda! Il timing. Ma so io perché merda. Bruttarella come zona. Aia. Bruttarella. Ecco perché. Che cazzo vuol dire? È tipo Highlander lui, cioè. Mi ha distrutto. Porca mignotta, che nemici maledetti. Schifezza. Che figlio di zoccola. Va bene. Una funicolare. Interessante. Ah. Una funicolare. Ok. Allora. Ok, una zona, diciamo, di riposo. Colpi di pompa. Dove è andata? Dove è andata? Copia delle email al QG Umbrella. Direttore Owens, gli allarmi stanno scattando in tutto il Nest. Non so cosa stia succedendo. Sento degli spari e non riesco a raggiungere il responsabile della mia sezione. Siamo in trappola. Abbiamo bisogno d'aiuto. E al più presto. Direttore Owens, la situazione qua è critica. Il Nest è stato contaminato dal virus. È incredibile. Il sistema d'emergenza non si è nemmeno attivato. È opera di esterni? Non riesco a immaginare chi possa essere stato. Ma perché? Meyer e Kim sono morti. Non riesco a smettere di tossire. Perché non mi risponde? Direttore Owens, è lei. È sempre stato lei. Fine. Va bene. Ah, cazzo, non so la combinazione. Via. Giù. Ok, giù. Cazzin. Quel rumore non mi piace. Per niente. Dove sei? Eccola. Ada.
Arrivo, Ada. Arrivo un attimo, arrivo una parola. Mappafogne, ok. Oh, qua c'è un po' di robetta in teoria. Colpi di pistola, nice. Allora, prima di tutto, leggiamo questo. Volantino, impresa fugnature. Saluti dal presidente. Grazie per essersi rivolto. Per esservi rivolti alla Knights Construction Company. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto l'onore di lavorare ai sistemi fognari di alcune delle città più importanti del nostro paese, senza mai perdere di vista la componente ludica e un design industriale innovativo. I due nostri marchi di fabbrica. Noi di KCC crediamo che anche le opere sotterranee meritino un design curato, più raffinato di una regina, più solido di una torre ed elegante come un alfiere. Il nostro lavoro porterà la vittoria a tutti coloro che lo sceglieranno. Che vinca sempre il migliore. Presidente Knights Construction Company, membro onorario Federazione Scacchi, consigliere onorario Club Scacchi Raccoon City, direttore onorario Gilda degli Scacchi, R.B. Fisher. Ok. Io prenderei uno spray medico di questi quelli tostarelli. Ok. Ah, intanto userei la videocassetta. Eh sì. Vediamo che cosa nasconde. Kirkpatrick. Aia. Non è andata benissimo. Kirk, non è andata proprio benissimo. Mazzo, che colpo di scena. Eccoci. Sbloccare la porta dell'area U. Ho perso le istruzioni. Bene, che dicono come aprire la porta per l'area U durante l'ultimo urgente trasferimento. So che bisogna inserire uno spinotto in ogni terminale, ma non ricordo l'ordine. Se qualcuno lo sa, per favore, lo scriva qui sulla bacheca. Sì, roba che per ora posso anche evitare, considerando che li devo trovare effettivamente tutti per poter fare il... tutto sto discorso, sta disgrazia qua, quindi... per ora teniamoci puliti e tranquilli. Il ponte, giusto. Ok. Allora, io andrei intanto di qua. Erbetta rossa e prendiamola. L'attrezzo. Questo ci serve. Ricevuta consegna. L'oggetto seguente è stato consegnato all'indirizzo specificato nel suo ordine. Cassaforte ignifuga 1. La combinazione è scritta di lato con un gessetto. Assicuratevi di modificarla e cancellarla dopo il primo utilizzo. Ok. Quindi presumo non sia mai stata utilizzata, mai aperta a questo punto. E se ancora è segnata di lato... Nemmeno mai arrivati ad aprirla. Sinistra 2, destra 12, sinistra 8. Ho fatto una cazzata. Sinistra 2. 12. 8. Ok. Il calcio. Sparare e ricaricare più velocemente. Meraviglioso. La prenderei, sterbetta, se non ti dispiace. Ulla. Beh. Andiamo. A lui non credo che serva. Quindi va bene. E sapete che faccio? Sta roba.
Ta. Aia. Che meraviglia. Stupendo. Cazzo, mi sa che ce l'ho dietro, eh. Erbetta verde. Ecco, quello mi sa che ha sfondato la porta. Ah, voglio ragionare su come muovermi un attimino. Questa si può aprire. Yes. Ok. Questo è teoricamente dove c'è uno dei... Ah, la chiave. Questa chiave penso di aver capito cosa apre. Qui è dove ci sono gli spinotti. Non ricordo male, sì. Questa è inutilizzabile. Torniamo sotto. Ok. Di qua. Brutta storia questa zona. Veramente brutta. Aia, che cos'è un alien? Che cosa succede? Porca mignotta. Che diavolo. Oddio. Che diavolo. Oddio. E va sempre più in merda, Leon. Merda. Ok. Ma magari. È andato? E si possono fare anche con la pistola. Ok. Ula. No, no, sta rilasciando le sue schifezze. Un po' troppi colpi. Utilizzo un po' improprio, direi. Ok. Ne ho usati un po' tantini di sti colpi di pompa. Non mi è propriamente piaciuta come roba. E basta, cazzo. Ecco qua. Ah, però lui è già aperto. No! Oh, cazzo. Ai. Cioè, ho finito tutti i colpi? Bene. Benissimo. Benissimo, non bene, benissimo, d'accordo. Ai. Che brutta roba. Salve. E ormai... Siamo ormai in ballo, balliamo. Ora, qui teoricamente... Bella sterbetta rossa a cazzo di cane da sola. Qua... Ecco, c'è il discorso dei vari spinotti. Ok. Che si può? Ok. Salve. Colpi? No, 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 scendi no. Devi prendere questo. Perfetto. Scendiamo ora. Ma io non ricordo. Che figlio di bastarda.
Che figlio. Mamma mia. Va bene. No, stavo per dire, non ricordo onestamente. Ah, questo è per il lanciafiamme, ok. Sì. E... non ho altri spinotti. Non ho altri spinotti, quindi... allora, io potrei prendere questo. E questo? Non credo ce ne siano altri, eh. No, altri non ce ne sono, il problema è che... a parte aver completamente riempito l'inventario, ed è un problema, mezzo problema. Vediamo se magari in questa maniera ce ne usciamo. Ok. Ah, dovrei esserci... sì, sì, dovrei essere riuscito. Va bene. Si riprende questo. E si va di qua. Perfetto. Meraviglia. Abbiamo pure il lanciafiamme che a sto punto diventa... l'arma to go, perché non abbiamo nulla oltre sta roba, quindi va bene. Andiamo. E voi dite che nella via del ritorno non ci sono altri di questi stronzi? Bah. Insomma. Magari è beccare la strada giusta, effettivamente. Quindi l'altro lato. Di qua. Ok. Yes. La cosa buona è che questi sono... merda. Ok, meno male. No, la cosa buona è che, stavo per dire, questi sono solo ed esclusivamente in questa zona. Un attimino accendo la luce perché non vedo più una sega. Ai, rieccomi. E che sta mosca, via! Ok. Allora. E... da questo lato, sì. Mi risistemo un attimo. Ok. Da questo lato. Come sono messo? Ma... che... mamma mia. E va bene. Doveva andare in questa maniera. E mi tocca usare il lanciafiamme contro di loro. Va bene. Allora, tornando qua sopra, io giuro non ce la faccio più. Giuro che non ce la faccio più. No, ma no, ma no. Ma Leon, ma Leon, ma te ne prego. Però una cosa sensata la dobbiamo fare ogni tanto. Scusami, eh. No, vabbè, pazzesco. E... no, vabbè. Vabbè, dai. Abbastanza incommentabile. No, comunque devo fare l'altra strada con... sì, devo tornare di nuovo là. Sono nella merda, risorse. Sono nella merda. Completamente. Andata malissimo. È andata malissimo. Una gestione scandalosa.
Beh, è una posizione abbastanza comoda per morire, devo dire. Beh, va bene. Quindi ok. Brutta storia. Brutta storia. Ah, granata almeno. Almeno ho come difendermi. Diciamo. No, non esiste. Non esiste. Non esiste. Via. Via, 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 via. Oh, 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 oh. Fai scherzi? Stiamo scherzando? Che c'era qua? Colpi di po'. Il tuo inventario è pieno. Ma davvero? Ok. Ah, colpi. Porca merda! Il borsello! Almeno. Ok. Allora, colpi pistola. Ci stava. Poi qua che abbiamo? Un rullino. Questa. Ok. Ancora, ancora loro. Questa si apre con la chiave appena trovata. Qui abbiamo polvere da sparo. Niente. Colpi di pistola. Porca. Un attimo. Merda. Ok, almeno risolviamo questo mini problema. Ok, si evitano di rompere le scatole. E ci siamo. Treatment facility. Diamo di chiave. Questa penso si possa buttare. Sì. Perfetto. Ah, ok. Che dici? Obbligo. Obbligo. Per forza. E poi. Allora. Qua cosa c'era? I colpi. Ok. Volantino Festival Jazz. SZF. Può essere. Lo scopriremo solo vivendo. Allora, intanto ho capito dove si arriva salendo di qua, che non è una cosa brutta. Però mi serve. Ci ho pensato ora. Colpi magno. Ok. E mi serve. Mi serve necessariamente la cassa oggetti, dove nella stanza per le fotografie, delle fotografie. Ok, quindi dobbiamo risalire di qua. E via. Questo si può usare così. Sì, apriamo questo. Questa si può buttare? No. Allora, la stanza delle fotografie. West office. Di qua. Quindi di qua.
Ok. E poi devo prendere, esatto. Devo prendere anche il distintivo. Nascondigli. Allora, quella è la sala delle conferenze, quella in basso. Quella in alto dovrebbe essere l'ufficio. Ora vediamo. Cerchiamo di capire. Però, allora, intanto volevo prendere. Posare questi e prendere il distintivo. Poi poserei un attimino questa. Poserei un attimino questa. Allora, intanto andrei alla sala delle conferenze. Ci si va di qua. Di qua. Occhio a loro. Merda. Ah, tutti qua state? Che meraviglia. Ok. Passa per favore, Leon, grazie. No, sapete che ho sbagliato strada comunque. Era dall'altro lato la sala delle conferenze. E ho cannato strada. Meraviglia. L'altro lato. Di qua. Questa. Eh sì. Ehi. Ma quello chi minchia? Vabbè. Combustibile 400. Porca merda. Va bene, andiamo. E questo era uno. Poi l'altro teoricamente salendo sopra. Ma intanto ricaricherei questo. Ok. E male non fa. E l'altro, dicevo, se non ho capito male, l'ufficio che c'è qua. Questo. Questo qui. Vediamo. Yes. Mamma mia. Che precisione. Scatola di legno. Piuttosto pesante. Mirino Red Dot Lightning Hawk. Per la Magnum. Ok. Meraviglia. E ora andiamo direttamente a prenderla. Ci sta. Alla grande. E si torna sotto. Non ci blocchiamo al solito, Leon. Ok. Di qua. Come sono con... Per ora può andare. Per ora ce lo facciamo andare. Via. E scendiamo. Allora, Magnum mozza. Eccoti. Meraviglia. Sto scherzando, che cazzo sto dicendo? Questa è la canna lunga. Ma io la Magnum l'ho posata, io ce l'ho la Magnum. Io sono completamente andato. Cioè, sono completamente andato in ogni caso.
Va bene, ragazzi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Ai ai ai. Ti la magnum ce l'ho. E vabbè. Niente, va così. Allora, prendiamo questo. E ora li abbiamo tutti. Perfetto. Ora, non mi ricordo bene. Qua dietro? Boh. Non mi ricordo benissimo la strada per tornare sopra realmente. Oh cazzo, forse qui c'era uno di quelli. No? No, sono zombie. Ok. È tanto per rompere un po' le balle. Ok. Ah, yeah. Headshot e via, vedete? Oh, finalmente. Vai via. E di qua dove si arriva? Ah, ok. Va bene. Ed è giusto? Penso sia giusto. Perché poi... Sì, 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 sì. Ci siamo, ci siamo. Salgo a destra. Va bene. Ah, se tutto va bene, penso si possa chiudere in questa parte, comunque. Se non ci sono dei drammi improvvisi. Penso ce la si possa fare. Va, vediamo. Nel frattempo andiamo. Allora. Ed eccoci qua. Eccoci qui. E... Ma io non potevo salire ancora. No, perché la cosa giustamente è fuori uso. Ah, io prenderei un attimino l'ascensore, dicevo, il montacarichi lì. Prenderei un attimino la magnum per combinare più che altro le robette. Caricarla soprattutto. Ah, non posso caricarla, vabbè. Lightning Hawk. Ok, a volte non prende per come dovrebbe. Poi non si può vedere il mirino sulla magnum, però va bene. Ok. Però direi di posarle attualmente, ste robette. Polvere da sparo, io onestamente una la prenderei di polvere da sparo. Per combinarla, sì. Onestamente sì. Ho quella là solo, giusto, di polvere da sparo? Sì, va bene. La salverei un attimino. E via. E ora c'è il discorso degli spinotti. Allora, com'è? La torre e il cavallo sono sullo stesso muro. E l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono i lati opposti. Dai, intanto mi baserei su quello che viene detto proprio a livello di... Questo è il cavallo. E il cavallo lo mettiamo qua. Questi non hanno etichetta, giusto? No. Questa è... Vabbè. Cosa faccio? Vabbè, il pedone, il re, regina, torre. E questo è l'alfiere. Allora, cos'è che dice? La torre e il cavallo sono sullo stesso muro. Allora, qui è sicuro che va il pedone, fin qui ci siamo. La torre e il cavallo sono sullo stesso muro.
L'alfiere e la regina. La torre e il cavallo sono sullo stesso muro. Alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono i lati opposti. Chi è che è di fronte all'altro? Sono i lati opposti, quindi. Qui c'è la regina. Qui la torre. Poi... non sono l'uno accanto all'altro. Quindi qui l'alfiere. E nell'altro il re? In questo il re? Può essere? Non può essere. Questo che cos'è? Alfiere. Questo è torre. Ai lati opposti. Lui dice ai lati opposti comunque. Lui dice i lati opposti. Sono sullo stesso muro. Torre e cavallo sullo stesso muro. Torre e cavallo sullo stesso muro. Questo è il cavallo. O in uno o nell'altro, voglio dire. Cioè... là, aspetta. Quindi tu mi stai dicendo che qua ci va la regina. Puttana Eva! Allora, qua la torre, facciamo finta. Giusto? Qua la regina. Qua il re. E qua l'alfiere? Ok. Va bene. Va bene. Ok, ci sono quasi, Ada. Ci siamo quasi, Ada. Dai. Ce la possiamo fare. Ula. Erbetta blu. Erbetta blu di ste palle. La verde. Già. Altra roba. Rossa, facciamo la suprema, ok. Blu, quindi ci siamo più o meno. Oddio, un altro di sti robbi. Ok. Via! Psych! Ma che Cristo! C'era un trucchetto, ricordo che, appunto, consisteva nell'andare nello stesso, tipo, se io sto fermo qua, vabbè, facciamo che mi muovo, non facciamo cagate. Cioè, no, perché vorrei evitare di fare stronzate. Oh merda. Oh no, Leon! A fuoco. E ora potresti anche... merda, finirla, no? Ecco. Lo potevo posare il lanciafiamme, effettivamente. Salve! Leon! Corri, corri Leon. Ce l'abbiamo in quel posto, Leon. Vai.
Ok. Adesso. Ok. E questa stordente potrebbe fare al caso mio. Oh merda. Vieni qua. Vieni qua. Questa cos'è? Non ce ne mangio. Altre. Dai. Attacca. Che cosa devi fare? Ok. Io volevo fare una roba diversa del tipo. Mi sa che lo devo danneggiare prima? Ulla. Non ricordo, sai. Bello. Bello. Proprio come non la volevo usare. Cioè, è come non la volevo usare, va bene. Meraviglia. Ma per favore, ma dai, vai a fare in culo, va. Vai a fare in culo, Birkin. No! No, che ha fatto? Che cosa ha detto? Non credo mi abbia... Non mi ha ridotto la... Non penso. Ok. Io intanto dovevo magari tirare sto cazzarola di tasto. Ok. Non mi ha ridotto la difficoltà, giusto? Non penso. Ha fatto tutto velocemente. Vabbè, al prossimo salvataggio devo vedere. Ma non credo, non credo. Non avrebbe senso più che altro. Cioè... Ok. Nemmeno l'ha sentita la granata comunque. Sei fottuto. Non lo so. Non ci posso credere. Non ci... Vabbè. Va bene. Non abbiamo fatto niente. Facciamola finita. Per favore vai però. Parti. Cortesemente. Oh mio Dio. Dai! Oh! Ci siamo? Ci siamo! Vedi, dannaffanculo! La live un pochino... Una parte un pochino... Frustrantella! Spero che questo sia l'ultimo. Vabbè. Spero che questo sia l'ultimo, Leon. È... abbastanza ottimista, pure tu. Andiamo. Ah, Gesù Santissimo. E ora si può andare. Effettivamente. Ada, dove sei? Minchia, sei! Ada, mi hai quasi fatto preoccupare. Non riesco a toglierlo. Aia. Non so se dovrei. Fallo, non posso camminare così. Ma teoricamente non dovrebbe star dentro per questioni... Ah! Aspetta.
tranquillissima comunque, cioè non è successo niente. Cioè, non ha avuto, la reazione è stata così delicata? Va bene. Bene, che facciamo ora? Ah, vabbè. Un laccio emostatico. Va bene. Non ti lascio qui da sola. Non così. Tu non capisci. È peggio di quanto pensassi. Non ti libererai di me. Così facilmente. Mi hai salvato. Ora è il mio turno. Non pensavo tenessi il conto. Appoggiati a me. Non allargarti. Volevo aiutarti. Fa' attenzione. Vuoi aiutare? Dobbiamo andare al Nest. Il Nest? Il laboratorio, sotto di noi. Il Nest! Parlava al Nest. I campioni del virus sono lì. Te la senti? No. Non credo di avere altri impegni. Avanti. C'è del lavoro da fare. Primo, sì, tipo mezzo sminchiato il... Attimo che sistemo qua. Oddio, bottarelle al microfono, tattiche, perfetto. Andremo al Nest. Va bene. Andiamo. Braccialetto e lascia passare. Bene. Dove l'hai preso? In prestito. Comunque. Il tuo prestito lo conosco, Ada. Allora, per ora poso i colpi della Magnum, io quelli li sto mantenendo fino alla... E fino alla fine, praticamente. Fino alla fine. La funicolare, quindi di qua. Sì. Funiculars! E andiamo. Verso quello che a conti fatti è l'ultima zona del gioco, quindi sì, ci siamo, ci siamo. Lascia che ti aiuti. Gna. Madonna mia, che cattivona. Va bene. Peggio di come sempre. Una merda. Questa dovremmo farcela. Zoppo più zoppa. Prima le signore. Bravo Leon. Cavalleria. Non è che c'è qualcosa di interessante magari qui dentro? Ma non penso proprio. Potremmo non... Andiamo e basta. Noi non torniamo più, va bene. Andiamo. Questa vettura è diretta a vita. Attenzione, ci sta ancora. Non uscire fino a destinazione raggiunta. Fino a quando non sto sul rosso, mi posso muovere tranquillamente. Sai che penso? Non vedo l'ora che l'FBI mandi in galera tutti quei bastardi dell'Umbrella. Anch'io. Ma sia chiaro, questo non è di tua competenza. È un caso federale. Caso federale? Io me ne andrò. Ehi, Leon, ti fidi di me? Insomma. E tu di me? Pensaci, a quest'ora saresti morto. Già. Ho voluto fidarmi di te e ho fatto bene. Se mi porti il virus G, ti assicuro che non ci sarà mai più un'altra Raccoon City. Ada, l'hai detto anche tu. È un caso federale, non Leon, ho l'autorità. Ascoltami. Da sola non ce la faccio. Sei l'unica speranza che ho per chiudere il caso. Non ti posso abbandonare. Se ti attaccassero, se avessi bisogno... E che cos'è questo momento? Ce la farò. Non preoccuparti. Voglio andare fino in fondo. E voglio vederti di nuovo. Ho voglia di vivere, credimi. Siamo in arrivo al Nest. Ah,
Vai. Su, non abbiamo altro tempo. Ti servirà. Ok. Dai, Leon, dai. Forza e coraggio. Leon, conto su di te. Lo so. Dai, dai. Dai, yeah. Dopo questo limone duro, forza. Braccialetto identificativo, ok. Allora, il nest. Zona ok. Realmente la preferisco alla parte delle fogne. Quindi va bene. Non è che c'è qualche robetta qua, no, vero? Se non fosse per qualche leaker e quei maledetti bastardoni dei nemici erbosi, potrebbe anche essere carina come zona. Per sicurezza. Si fotta la sicurezza. Esatto, parlami sopra. Ok. Dove terranno il virus G? Non lo so. Cerchiamolo. Allora, che abbiamo qua? Mappa laboratorio, area nord. Colpi di pompa. Eccoli. Questi qua ricarichiamo. Ok. Blu, quindi è libera. Registro stanza relax. 18545 Toby Jackson, entrata 344, uscita 731. 18546 Sara Takahashi, entrata 451. Sono tipo i login e i logout dei dipendenti. Uscita 708. 18547 World Page, entrata 1203, uscita 1336. Il signor Walt ha lavorato tanto, eh? 18, ancora ce ne sono altri. 18548 Anthony White, entrata 1205, uscita 1248. 18549 Cyril Archer, entrata 1801, uscita 2021. 18550 Desmond Locke, entrata 1804, uscita 1958. 18551 Wayne Lee, entrata 2016, uscita non definita. Va bene. Il signor Wayne Lee. Braccialetti identificativi. Questa struttura di ricerca utilizza le ultime tecnologie di sicurezza per garantire la tutela dei dipendenti e delle procedure efficienti. Per entrare e uscire dalla struttura e per attivare determinate attrezzature, i dipendenti devono indossare un braccialetto identificativo. Esistono 3 livelli di accesso: ospite, staff e 3 dirigente. L'autenticazione viene effettuata tramite un chip elettronico all'interno del braccialetto. Il livello di autorizzazione può essere cambiato inserendo un chip elettronico differente. Possono essere forniti dei braccialetti di livello ospite ai familiari dei dipendenti. Ulteriori informazioni alla reception. Ok. Salviamo. Vediamo la difficoltà, non penso l'abbia abbassata. No, è sempre standard. Ok, quindi non... Va bene. Possiamo andare. Allora. Il buio più totale, bene. Che abbiamo qua? Allora, noi possiamo entrare in queste, sì, di livello 1, effettivamente. Leon, colpiamo la gente. Ok, coltello. E potrebbe anche morire più o meno. Ancora vivo? Oh, penso sia andato. Bello tosto era. Cristo! Ok. Oh no, 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 questa si alza in maniera... Si sta portando via... Merda! Ok. Coltello. Ce l'ho dietro, vero? Oh merda!
Oh Lord. Qua? Brutta bastarda, brutto i bastardi, ok. Ok, e lei è ancora qua. Lei è tra noi. Penso sia andata. E penso siano andati più o meno. Stronzoni. Questo cos'è? Ah, combustibile. Ok. E ne ho parecchio di combustibile a questo punto. Granata frammentazione. Poi che abbiamo? È ancora rossa però. Mr. Charlie. È il Mr. Charlie, volevo dire il raccoon. Ok, la mensa. Allora. Scendiamo sotto. Quella grande. E io aspetterei di trovarne un'altra di quelle belle potenti prima di combinarla. Oh, è perfetto. Merda! No! Pezzo di merda! Per forza dovevi fare sta stronzata. Credo sia morto. Bastardone, mi doveva per forza mozzicare. Qui che abbiamo? Altri colpi di pompa, ok. Ah, braccialetto, il chip di livello 2. Yes. Esattamente. Molto utile, Leon, molto utile. Qui? Niente. Regolatore lanciafiamme. Riduce l'impiego del combustibile e del gas compreso, consentendo di sparare più a lungo. Ok. Perfetto. Tanto carichiamo quello che abbiamo. Questo ancora non si può, ricordo bene. E direi che si può tornare indietro. Livello 2. Questa volta si apre. Ok. Torniamo indietro. Com'è l'inventario? Come si comsa. Ok. Allora. Il direttore Cartwright la desidera. Cartwright. Nell'area est. Calmo, calmo, Cartwright. Cosa hai in mano? Registrazione forze speciali. Alpha Ghost. Il bersaglio si muove verso l'area ovest. Vorrà recuperare il virus G. E l'agente antivirale. Qui Ghost, ricevuto. Ci vediamo al punto V3. Ricevuto. Qui Alpha, sono sul posto. Ricevuto. Occhi aperti per il bersaglio. Qui Alpha, vedo il bersaglio. Sta per aprire la cassaforte. Ricevuto. Attende il segnale. Virus G identificato. Entriamo. Dottor Birkin, deve venire con noi. Si muova. Ok. Il virus G è nell'area ovest. Bene. 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 Ok. Allora, che abbiamo qua? Questa accesso non si può, è certo. Però al 2 possiamo andare. Eh sì. Aggiorna il braccialetto identificativo. Ok, l'area est. Ok. Va bene. Qua qualche robetta simpatica dovrebbe esserci. Tipo, questo si può rompere? No.
Ecco, polvere da sparo pure quella normale, che io combinerei con l'altra normale a questo punto. Cioè, del tipo sta robetta qua, no? Ok, e combiniamo questi. Perfetto. Ora, avendo fatto questa roba, qua c'è altro? No, blu. E questa si apre? No. Quindi per forza di qua. Ecco, quello è il braccialetto di livello, il chip di livello 3. Cos'è successo qui? cos'è successo? Accesso al computer Ah, riservato al personale accesso dirigente. negato. Aia, aia, aia. Posso Posso farcela? farcela, fare cosa, Leon? Com'è? E te pare? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Svampa! È andato? È andato? Sembra di sì. Va bene. Polvere da sparo di qualità gialla alta. E la voglio combinare con quella grande. Chi è? Salve. Svampa pure te. Ok. Meraviglia. Allora, granata stordente. Mi va più che bene. Mi va più che bene. Allora. Senza perderci. Aia, ricordo forse. Sì. I codici per il drug testing lab e il non lo so, scaletta. Va bene. Che però non ricordo. Quindi dobbiamo andare in ordine. Altri stronzi. Piace. Allora, che dobbiamo fare? No! Giù, giù! Bravo! Ah, qui è segnato. Allora, una sorta di E. Due. Una specie di. Vabbè, due 90 gradi, mettiamola così, e un'ultima E. Quindi, E iniziale, due. 90 gradi per 2 e ultima E. Questo è il modo migliore per ricordarmelo, sicuramente. Vediamo. Allora. Quindi dicevamo. E 2. 90 gradi ed E. Perfetto. Ah, la scaletta. La scaletta. La scaletta, la scaletta, la scaletta. Intanto io combinerei. Tac. Si riva. La scaletta che dov'è, però? Questa? No, questo è il drug testing lab. Questa qua. Silenzio. Silenzio. Allora. Mappa laboratorio, area est. Ecco, questi volevo combinare. Porca merda! Ok! 52 colpi della pistola, let's go! Ne ho parecchi, meraviglioso. Allora, oh merda. Che abbiamo qua? Morte certa? Colpi di pompa. Ok. Questi si rialzano tutti. Hai visto mai? Hai visto mai? Bello. No, mi liscio. Potresti tipo anche morire ad un certo punto.
mentre che lui è così messo, direi di provare a... Esatto. Ok, è andato. Sei vivo? Non sembra. Murph! Murph. E questo? Trofeo. Appunto. 90 gradi. 1. Quadrato piccolo, quadrato grande, rettangolo grande grande. Vabbè, intanto lo posso guardare in ogni momento questo, quindi va bene. Ma io direi che un'erbetta verde a sto punto la userei anche. Andiamo sul normale almeno. Che dite, no? Allora. Merda! Ce ne sono due! Cazzo, sono due. Cazzo, sono due. E allora, molto velocemente. Granata. E via. Morti? Mi auguro di sì. Che fa questo? Questo lui era ancora... Lui è ancora vivo. Lui è ancora vivo, era. Ok. Ma guarda come si stanno abbracciando, felici e contenti. Innamorati. Va bene. Bravi loro. Low temp testing lab. No. Questa si apre. Exit. Yeah! Oh no. Alzati. Ma che... No, liscio. Stai fermo con la testa. Ok. Morto? No, nemmeno per sbaglio. Bene. E ora teoricamente sei andato. Sei andato, amico. Allora. Oh, cazzo. Volano zombie. Salve. No, no, ferma con quella mano. Ma che cazzo non la fai con quella mano che ti pari? Ma non ho capito. Guarda questa violenza. Che stronza. Ma perché... Leon. Ma porca merda, Leon. Andata? Il coltello, Leon, non la granata accecante. Jesus. Ok, questa la combiniamo. Wow. Ok. Ah. Il modulatore di frequenza. Grande. Nota di qualcuno. Sono tutti mutati, sono diventati delle piante, continuano a tornare, ancora e ancora. Bruciamoli tutti, bruciamoli finché i loro corpi non diventano cenere. Non c'è altro modo. Va bene. Chiaro. Allora, avendo trovato il modulatore di frequenza, l'idea è quella intanto di salvare. E si poteva usare... Anche tornando indietro. Anche tornando indietro, quindi. Torniamo molto indietro. Molto, 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 molto indietro. Ma a colpi ci siamo momentaneamente, quindi ok. Si poteva usare di qua il modulatore. Yes. Qua. Primo luogo dove poterlo usare. Nap room. La sala dei riposini. Muff. Oh cazzo. Basta. No. Non mi dire che quella è la dead zone, perché impazzisco.
Abbiamo un problema. Io non sto praticamente muovendo la manopola di destra. Cioè, ho dovuto beccare il momento perché la Dead Zone è completamente una merda. Ma veramente? Un attimino che... Ok. Muff è andato. Va bene. Salve. Nota di Wayne Lee. Dio santo, sangue dappertutto. Cosa diavolo sta succedendo? Sono morti, sono tutti morti. Sono stati quegli uomini, l'USS, le forze speciali del quartiere generale. Ma perché? Non dovevano proteggerci? Ci sono cervelle e sangue dappertutto, ditemi che questo è un incubo. Dio santo, perché? Non dicevano tutti che sono un genio? Un genio come me non può morire in un posto come questo. Ho sempre ottenuto ottimi risultati. Mi hanno fregato. Ah, ma sarò io a fregare loro. Vincerò il Nobel, sono un eroe, un genio, un dio, non morirò. Non... E lì è tutto da scoprire, Wayne Lee, silenzio. Andiamo. Alla fine ha fatto una finaccia. Va bene. Allora, e questo era il primo punto, devo usare il decodificatore. Adesso, tornando dove eravamo prima, quindi via dalla main shaft, tornando di nuovo alla parte est. Allora. E a colpi come sono messo? Gne, perché non ho colpi di pompa praticamente, oltre a quelli nel caricatore già. Brutta roba. Bruttissima roba. Allora. Quindi devo andare di nuovo di qua. Ok. No, di nuovo, ma quanto sei stronzo? Ho capito, ma non è che ti devi rialzare. Porca miseria, se non abbiamo fatto niente. Vabbè. Loro si rialzano. Ok. E nel frattempo controllerei un attimino. Abbiamo detto 90 gradi per 2. 1, quadrato piccolo, quadrato grande, rettangolo grande. Di 90 gradi per 2. 1, quadrato piccolo, quadrato grande, rettangolo grande. Perfetto. E abbiamo aperto anche il Drug Testing Lab. Vaporizzazione in corso. Ok. Data un po' in merda la vaporizzazione. Contenitore. Va bene. Questo lo possiamo cacciare via. Ma io vorrei tornare un attimino. Se ancora voi. Bravi, state attaccati. State così, state messi in questa maniera. Hola. Morti? Sembrerebbe. Allora, il Drug Testing Lab. Sintetizzazione erbicida. Pianta 43. Sintetizzazione erbicida. 1. Posizionare un contenitore vuoto nella macchina di riempimento. 2. Aggiungere la quantità necessaria di UMB numero 21. Tra parentesi, P meno quella, il 3 al contrario, va bene. 3. Raffreddare immediatamente. La pianta 43 mostra una crescita stupefacente. Se dovesse verificarsi un qualche imprevisto, potrebbe essere difficile da controllare. In caso di incidente, sintetizzare l'erbicida seguendo le istruzioni precedenti, così da limitare i danni. Aspetta, andiamo un attimino in ordine. Un attimino. Allora, qui che abbiamo? Granata. E questa la prendiamo, e via. Poi, basta? Granata? No, le palle. Abbiamo una polvere da grande... Una polvere da sparo grande. Ok. Ora, facciamo sta roba. E facciamo sta roba. Modalità manuale attivata. Ok. Calcolare la soluzione in base alla capacità del contenitore. In base alla capacità del contenitore. Quindi,
Aia, la ricordo sta roba drammatica. Ok. Ho capito. E già mi sta un po' sulle palle. Va bene. Allora, calma. Se io riempio... No. No, questo è già... Ok. Allora, questo è troppo... Mi sa che devo svuotare un attimino questo. Tipo così, no? E non abbiamo fatto niente, perché dopo... Non ho fatto una sega. A meno che... Ok. Ma in ogni caso non è che... No. Allora. E quel poco che c'è lì è quello che mi servirebbe poi a riempirla. Quanto basta. Però... Aspetta. E dovrei esserci. Ci sono. Grande Giove. Ok. Ce l'abbiamo. Eccolo. Contenitore soluzione. Ma non è ancora completo in teoria. Non è per niente completo. Quindi devo, mi sa, riscendere. Ciao Anxiety, per caso hai giocato anche Dead Space? Sì, giocato, amato, platinato, meraviglioso. Bellissimo, bellissimi il genere, in generale, quindi sì. E... Ora mi stavo rigiocando un po' tutti quelli che erano i... La serie, no? Sui vari Resident Evil. Me la stavo recuperando un po' tutta. Che cazzo è? Ok. Quindi, comunque sì, grande roba Dead Space. Non solo il remake, anche proprio gli originali, no? Almeno il primo e il secondo, perché il 3 onestamente mi ha un attimino... Lasciato così. Lasciato un po' triste, mettiamola così. Ma avevo 7 anni, volevo giocare Red 2 e Dead Space Remake. Ma quale è più bello secondo te? O quale è più action? Allora... Tra Dead Space e Resident Evil 2 dipende, perché sicuramente più action Dead Space Remake. Il remake Dead Space in generale, sì, è comunque più movimentato rispetto a Resident Evil. E che cazzo, rispetto a Resident Evil in generale. Però grande roba Resident Evil 2. Però certo, se sei più improntato verso l'action, è molto più... Ha rotto le palle sta roba? No! Che cazzo? Basta, ok. Sì, ti consiglio. Se sei più per l'action, va bene Dead Space, effettivamente. Quello sì. Anche se è perfetto. Come gioco, quello... È perfetto sia come action, sia come... Ah, no, intendi più action Dead Space di 4 Remake? No. Tra i due, a quel punto, Dead Space è quello più... Mettiamola così, survival horror. R4 è quello più action, effettivamente. Tra i due, sì. Anche se per me R4 è una roba... È il top, cioè non... Li ho giocati tutti. L'originale di Resident Evil 4 credo sia il mio gioco preferito. Cioè una roba fuori dal mondo. Non so quante run possa averci fatto, non so quante ore. In un gioco comunque dove... Oddio. Non è che magari ha quella grandissima rigiocabilità. Fai sempre le stesse cose più o meno, però... Non lo so, è proprio il gioco in sé che è uno spettacolo.
Quindi sì, se sei più per l'action tra i due a quel punto, il remake di Resident Evil 4, quello sì, che è uno spettacolo comunque, è spettacolare davvero, quello sì. E qua per il resto, come eravamo combinati? In generale tra Resident Evil 2 e Dead Space. Resident Evil 2. Resident Evil 2. Amo Dead Space, però sono legato in maniera importantissima a Resident Evil, quindi Resident Evil 2, questo sì. Che secondo me, dopo il remake di Resident Evil 4, è il remake migliore che sia uscito fino ad ora. A mani basse, cioè a mani basse, una roba clamorosa. Hanno fatto un lavorone. Poi purtroppo è uscito Resident Hanno fatto Resident Evil 3, va bene. Però va bene così, è capitato. Comunque, a mani basse, in ordine ti posso andare a mettere effettivamente Resident Evil. Certo, a livello personale, no? Per quella che è la mia preferenza a quel punto. Resident Evil 4, remake. Resident Evil 2 e Dead Space. Ma quello perché io sono fanatico di Resident Evil, effettivamente. Quindi va bene. Quello sì. Quello sì. Adesso. Sono scordato che dovevo fare. Interessante. Interessante. Ah no, dovevo semplicemente sintetizzare il vaccine, il vaccino. Bentornato, dottor Lee. Ci Bentornato. Posta di Wayne Lee. Mittente, Rick Mendoza. Oggetto, cosa stai combinando? Cosa sta combinando? Sai che ha fatto quello stronzo di Cartwright? A quel pezzo di merda. Linguaggio tranquillo. Serve una camomilla. Beh, è lui il capo, per ora. Ehi, hai visto il mio trofeo per caso? Il codice è nascosto sulla base. Se lo trovi, dimmelo. Mittente, Brian Cartwright. Oggetto, impegnato, eh? E così proprio non ce l'hai fatta a venire, eh? E va bene, non preoccuparti dell'ispezione della sera. Te lo do io qualcosa di semplice da fare. Calcola il budget stimato per l'anno successivo al prossimo e farlo entro stanotte. Mittente, Rick Mendoza, oggetto. Sei vivo? Siamo sotto attacco, ci sono un sacco di morti. L'area est è isolata. Non possiamo attivare il ponte con i nostri braccialetti. Ma che cazzo si è. Dove cazzo si è nascosto quello stronzo di Cartwright? Mittente, Rick Mendoza, oggetto, rispondi, la pianta 43 è fuori controllo, la serra è un inferno, dobbiamo mandarci qualcuno prima che sia troppo tardi. Wayne, come fermiamo questo macello? Devi aiutarci, rispondi. Mittente, Rick Mendoza, oggetto, nessuno. Ti ricordi di Susie, la cheerleader? Che bella ragazza, piaceva a entrambi, ma ovviamente non era interessata a due nerd. Devo ancora restituirti i fumetti e i giochi che mi avevi prestato. Credo che dovrei aspettare ancora. Che Sono cinque nuovi cosa? Che messaggi. silenzio? Ci sono 5 nuovi messaggi, d'accordo. Con calma. Ti ho lasciato il freezer Il aperto. freezer è sempre un pagliaccio, sempre un clown, Leon. Qua che abbiamo? Vabbè, ora lo devo sintetizzare. Brrr, frescura. Ok. E via. Ma mi sa che già lo posso cambiare il titolo perché effettivamente ci stiamo avviando verso la fine. Quindi io faccio questa robetta di End. Ok, dov'è? Fine. Perfetto. E a sto punto ormai si finisce, ormai si finisce. Tanto ci siamo. Eccolo qua, erbicida. E ce l'abbiamo. Trattamento completato. Completo, bene. Tranquillo, tranquillo, Leon. Salve. L'inventario è più o meno accettabile, va bene. Dove devo andare? Dove devo andare? Facciamo la scorcia. Prendiamo la scorcia troia. Sì, la scorcia troia. Quindi di qua. Chi è? Salve!
Quanto cazzo sei tosto? Ok. Levati. Ah, ma perché? Non ho capito, ma... Liscio. Liscio. Ok. Allora, ma questo lo carichiamo intanto. E va bene. Ora possiamo andare. Sto arrivando, dottor Lee, sto arrivando. Finalmente possiamo togliere la schifezza. La pianta 43. Li vedi qua. Mettiamo l'insetticida e via. Vaporizzazione in corso. Ora sì. Ora sì. Ok. E raccogliere quindi l'ultimo chip. Eccolo qua. Ha funzionato. Attenzione. Pericolosa, dispersa, senza autorizzazione. Allora, adesso... Aspetta, Leon, che qua la situazione mi sa che si fa un pochino crispy, più crispy del solito. E sarete soggetti a misure disciplinari. Dov'è il... Ok, eccolo qua. Intanto io lo combinerei. Perfetto. Ora mi tocca correre, vero? Mi tocca correre, merda. È un problema. Leon, perché merda? Va bene. No. Facciamo il giro. Calma. Calma, ci siamo. Situazione perfettamente sotto controllo. Perfettamente. Andiamo. Ci ho trovato Mr. X in faccia e mi sono cagato addosso, va bene. Di qua. Questa ora si può leggere. Sì. Posta di Brian Cartwright. No, Byron Cartwright. Mittente, William Birkin, oggetto, priorità alta, sicurezza elevata. Mi piace come Leon, in tutto il panico generale, stia qui a leggere la posta. Da quando il Nest è diventato un covo di spie, 3 sono lo scorso mese e altre 4 questo. E sono solo quelle che abbiamo individuato. Migliori la sicurezza, Cartwright. O vuole fare la fine del suo predecessore? Inoltre, da oggi, limiterò l'accesso all'area ovest. Ignori qualsiasi richiesta di informazioni su G. Dal quartiere generale. Quei colletti bianchi non danno comunque alcun contributo a questo progetto. Mittente, no reply, messaggio automatico, oggetto, attenzione, accesso non autorizzato. Rilevata dispersione erbicide nell'area est, da dipendente non autorizzato. 4:51 Wayne Lee. Bene, io ora direi caliamoci via dalle palle, perché è una situazione un po' pericolosa. Allora, abbiamo il terzo livello del braccialetto, quindi possiamo andare a recuperare il virus, effettivamente. Via. Allora. Brrrrrum. Accesso garantito. Spero che il campione sia... E speriamo, Leon. Altrimenti... Siamo un po' in la merda. Area ovest. Come siamo a colpi sempre? Questa cos'è? Videocassetta laboratorio. Ah, è una granata. Allora. Ah, penso sia l'ultimo. OSS. OSS. OSS, eccolo qua, il primo. No, c'è sta stronzata della levetta che funziona un po' e un po'. No, praticamente non funziona, non è che non funziona un po' e un po'. Ma che palle. Dai, no, porca merda. No. Oh. No. Uno. Basta. Ma cazzo! Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Basta, ok, perfetto. Va bene. E mettiamo. Allora.
Si può dire che il controller della PS5 fa cacare? Lo posso dire? Lo dico, perché onestamente è vergognoso. Cioè, le levette sono una roba spaventosa, hanno un'usurazione che non ha logica, non ha senso, è proprio clamorosa come roba. Allora, posta di William Birkin. Mittente, Jane Doyle, oggetto, sorprendere... sospendere... Ricerca su G. Umbrella Corporation ha deciso di sospendere tutte le ricerche su G al laboratorio sotterraneo Nest. I fondi sono stati tagliati e il direttore del laboratorio, William Birkin, è stato rimosso dal suo incarico. Mittente, B.E. Oggetto, nessuno. Grazie della sua email, dottor Birkin. Le alte sfere hanno espresso interesse per l'arma biologica in grado di evolversi. I costi non sono un problema. La nostra è tra le compagnie più solide degli Stati Uniti. Mittente Richard Kessler. Oggetto, congratulazioni. Ho avuto la buona notizia. G è quasi pronto. Strano che tu non abbia mai pensato di riportarlo al laboratorio di ricerca del quartier generale. Ma forse posso chiudere un occhio. Comunque, che ne dici di inviarci i dati? E non preoccuparti, hai fatto un buon lavoro con G. Ma ce ne occuperemo noi d'ora in poi. Mittente Jane Doyle. Oggetto, richiamo. È enorme questa email. Lei è sospettato di aver violato il suo contratto con Umbrella Corporation. È chiaro che ha rivendicato la proprietà del progetto G e che ha avuto contatti con l'esercito statunitense senza alcuna autorizzazione. Lei è chiamato a rispondere alla convocazione del comitato d'indagine entro 24 ore. Sono cazzi, William. Sono cazzi. Allora. Sono cazzi anche per noi, mi sa. Intanto vorrei un attimino esplorare, perché mi sa che siamo più o meno veramente allo scontro quasi finale, mettiamola così. Quasi finale, però. Ma ci siamo. Allora, polvere da sparo. Questa, la potevo anche posare. Vabbè, penso di poterla posare anche ora stesso. Ok, va bene. Allora, mi sa che devo preparare per bene l'inventario. Perché? Vabbè, questa la combiniamo. E abbiamo 5 colpi di magnum, not bad. Questa qui io la combinerei a quella blu, in modo da fare quella per la costituzione. Poserei tutta sta robaccia del tipo... lanciafiamme? Posiamo il lanciafiamme. Il braccetto lo teniamo e tiriamo dentro la magnum. Tiriamo dentro la magnum. E basta più o meno. Perché penso che... ci dovremmo essere a livello di equipment, più o meno ci siamo. Va bene, risalviamo. E oddio, grande. Questa per ora mi sa che me ne faccio veramente poco e nulla. Depositiamo. Ok, ed è blu. Questo diario di ricerca. Madonna, osservazioni crescita embrione, soggetto 449. Dopo aver innestato l'embrione G nel soggetto, è stata praticata un'incisione di 50 cm dal torace all'addome. Abbiamo monitorato la situazione. Con l'aiuto della squadra medica, il livello di coscienza del soggetto è stato mantenuto tra 15, lucido, GCS10. Ok, tuttavia, sarà un termine medico-tecnico. Tuttavia, il livello di coscienza si è deteriorato e non è stato possibile proseguire. Abbiamo dunque proceduto allo smaltimento del soggetto. Smaltimento? Ok. Osservazioni frequenza di crescita. Soggetto 501. Il virus G è stato somministrato al soggetto 501. 501 è mutato nella forma G ed è stato inserito in un gruppo di 30 soggetti. Dopo 2 ore e 36 minuti... a tutti i soggetti, eccetto uno, era stato impiantato un embrione. Tutti i soggetti sono stati smaltiti. Durante l'esperimento, uno dei soggetti ha perso il controllo e si è tolto la vita. Poraccio.
Esperimento resistenza virus T. Soggetti 628-639. Somministrato il virus G al soggetto 628 con lieve resistenza al virus T. Il virus T è stato poi introdotto nel soggetto 639, con cui 628 aveva un forte legame affettivo. 628 ha mostrato segni di resistenza, ma gli è stato impiantato un embrione dopo 24 minuti. La resistenza al virus T non ferma il deterioramento mentale causato dal virus G. Madonna, virus G, virus T, virus Frix. Ok. O no? Ah. Beh, facile. Ah, semplicissimo, cazzo. Come rubare le caramelle a un bambino. Andiamo, dai. Ti pare così facile, Leon? Ma dai. Pivello. Andiamo, dai. Pronti? No. Io devo pensare al fatto che c'è una seconda fase, però. Va bene, andiamo comunque così. Andiamo comunque così. Va bene. Aia! Oh, come... Ah, ok. Ecco. Merda! William, com'è? Levati! È mio! È mio! Deve finire qui. Che diavolo succede? Perdonami, William. Mi hai dato altra scelta. Ok. Tutto tranquillo? Apparentemente. Lo hai chiamato William. Perché? E come si chiama, Leon? Perché è finita così? Vabbè. È soltanto colpa della Umbrella. Sei una di loro. E non sei coinvolta in tutto questo? Sì. Ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere. E ora stai calma, però. Allora raccontami. Fin dall'inizio. Flashbacks! Non lo avrete così facilmente. Mio Dio, William! Che cosa hai fatto? Una stronzata. Tu hai creato questo mostro. Abbiamo creato il virus, ma non immaginavamo. Non trovare scuse inutili. Sei tu la vita. Aia, te pareva. Aia. Ok. Ma che diavolo? Merda sì, Leon. Ma per quale motivo, Annette? Tipo, per quale motivo? Possiamo farlo stoppare! Certo. Va bene. A noi due, figlio di puttana. Allora, calma. Piano d'azione. Intanto capire come mi posso muovere nella zona. Dai. Ok. Simpatico. Dai. No. No. Ok. Boom. 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 Magnum for the win. No. Sta calmo. Dai, fai la tua mossa. Ok. Ok, lo facciamo no hit. L'ho detto. Ah, ok. Merda! Niente, stavo scherzando. Si è fottuto. Va bene. Va bene, dai. Stavo scherzando. Oh, cazzo. Si è arrabbiato. No, però adesso... Aspetta, ora stai calmo, però. Cioè, non è che dobbiamo fare tanto
i fenomeni ora. Fai le combo. Già mi sta sulle palle che mi ha ittato. Dai. Dai. Quanto ti ci vuole? Io switcherei un attimino al pompa. Aia. Forza. No 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 no. Oh, merda. In pieno. Però non mi ha fatto niente perché ho la roba della costituzione. Quindi hola. Ok. Girati. 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 Non in questo modo. Non la combo. Ok. Girati. Dammi lo spazio. Bastardo. Che cos'è questo? Merda, ma mi sa che sono morto. Non ci posso credere. Non ci posso. Cioè, siamo passati dal doverlo fare no hit all'esserci schiattato. Bello. Bello. Ma la Magnum, che cos'è? È stata nerfata per caso? Io direi di cominciare con il pompa a questo punto. Considerando che la parte più aggressiva è la seconda in realtà. Ok. I buboloni via. Si impara dai propri errori, sempre. E magari colpiamolo però. Leon. Leon. Ok. No. Ma Leon, porca di quella puttana impestata. Carica, carica sto coso. Ma davvero? Ma davvero? Tosto sì, ma non me l'aspettavo fino a sti punti. E switcha sta cosa. Spara tutto, tutto, tutto. Che brutta roba. Che brutta situazione. Granata. Granata, la granata, Leon, la granata. Va bene, lo prendo, ci stava, ci stava, ci stava. Ci stava, dai. Granata ancora. Ok. Va bene. Per gli occhietti usiamo la pistoletta a sto punto. Ula. No, la combo, non la combo. Ok. Non vedo l'occhio. Non vedo. Oh merda, ok. In zona c'è qualcosa da poter recuperare? Sì, il combustibile del lanciafiamme che io ho posato, giustamente. Mi sembra giusto. Una granata, va bene. Va bene. Tira sto coso. Tiralo. Bravo. Ora è molto più aggressivo. Ulla. Come? Chiede sto cazzo di coltello. Merda. La Magnum. Mamma mia, no. Non di nuovo. La Wombo Combo. La Wombo Combo. Madonna, se sei tosto. Va bene, ok. Va bene, William, d'accordo. Suca. Secondo tentativo, mi sta un po' sulle palle. Si poteva fare anche il primo tentativo senza pure farmi colpire, però mi sono fatto prendere dalla stronzaggine. Allora, esploriamo un po' perché, esatto, le risorse ci sono in zona. Non le ho prese durante la boss fight perché mi sembrava un po' complesso, però
adesso è voglia. Qua. Meraviglia. Meraviglia. Ancora? C'è altra roba, tra l'altro. Va bene. E dove? Dove? Levati, William. Di qua. Yes. Tutti i colpi di pistola. Tutti i colpi di pistola. Vabbè. Sequenza di autodistruzione? Fuori dalle palle. Ancora roba c'è. Granata stordente. Ok, basta. Via. Via. Ma ancora non è finita. Bastarda. È profonda. È profonda. Leon ha appena provato a farti fuori. Non per dire. Non so se... Promettimi che distruggerai il campione del G. No, è una prova. Ci penserà l'FBI. Ti fidi di quella stronza? Che cosa vorresti dire? Scherziamo. Non è dell'FBI. È una mercenaria. Lo vuole vendere. Il virus G andrà al miglior offerente. No, stronzate. Oh. Cazzate! Spero sia così. Ma se il virus finisse nelle mani sbagliate, non... Oh, andato. Poraccia, Annette. Vabbè. Rip. Ripperoni. Leon, abbiamo una missione da portare a termine. Andiamo. Missione da portare a termine. Autodistruzione avviata. Siamo nella merda. Perché? Perché? L'aver finito i colpi di pompa un po' mi terrorizza. Io prenderei una di queste. Sì. Non ho colpi di pompa. Vale la pena tenere il pompa senza colpi di pompa? Prendo un attimo il lanciafiamme. Lo spazio c'è tanto, quindi vabbè. Prendiamolo e via. E via. Si va a chiudere, signori. Ma a cazzo durissimo. A proposito di cazzi duri. Ada, com'è? Stavo giusto pensando a te. E io a te. Mi stavo preoccupando. Ti vedo tutta preoccupata. Siamo una bella squadra. Ma ho una domanda. La via è libera. Ti prego, dimmi che ce l'hai. Oh, ma c'è. Controllo se ha il campione giusto e possiamo andare. Sì, ma prima. Ho incontrato Annette. Dice che non sei dell'FBI. Ahia. No, Leon. Perché non portare il campione? Ho provato. E credevo di potermi fidare. Mi dispiace. Speravo davvero non finisse così. Allora è vero. Ero solo una pedina per te. Faccio solo il mio lavoro. E io... Che bello il fiocchettino che ha sul... Sei in arresto. Dammi subito il campione, Leon. Simpatico. O ti farai male. Ma non conviene fare tutta questa discussione da un'altra parte, cioè, a livello proprio... No? Sparami allora, se ne sei capace. Madonna, deve fare tutto l'eroe lui, capito? Boom. Oh no. Oh merda. Ecco. Pure. Fide in tragedia. Adesso non avrà mai il campione. Vabbè, Annette, torna a dormire, dai. Perfetto. Ecco.
Merda sì, merda sì. Lasciami. Zitta, ti tengo. Non me lo merito. Non farlo. Buona fortuna, Leon. Momento. Momento commozione. No! E via. Dai, dai, Leon, dai. Non è un problema. C'è sempre il 4. Il 6, ne avete voglia, ne avete voglia. Dai, dai, riprendiamoci. Su col morale. 10 minuti, fuggi dal laboratorio. Di corsa. Andiamo. Accendi sta parte con sta cosa, sta macchinetta, via. Allora, siamo un po' nel fango. Perché non è finita. Finita non è. Ma che bello Leon. Tutto sporco, tutto infangato, smerdato. E già un minuto se n'è andata per se n'è andato per sta stronzata, vabbè. Ok, sì, capito, sequenza di autodistruzione. Possiamo? Grazie. Merda. Cazzo. Chi è? Claire! Liam! Sei qui anche tu? Sì. La piccola Claire. Ma sta per crollare tutto. Senti, devi andartene. In fretta. Lo so. C'è una via di fuga. Lo so. Lo so. Tipo a dire, ma che parli serio? Claire, ci sei ancora? Leon! Ehi, Leon, non ti sento! Non aspettarmi! Mettiti in salvo! Merda! Aia! Leon! Via! 9 minuti, alla! Madonna, come pompa la colonna soundtrack! Allora, ok. Ma intanto si salva. E questo è uno. Fammi un'occhiatina alla cassa rapida. La mia speranza è di trovare colpi del pompa. Ma io nel dubbio questo spray, considerando che lo spazio me lo concede, lo porterei. Via. Basta cazzeggiare. Ok, il lanciafiamme credo possa essere utile qui. Sì, assolutamente sì. Gli sboccatori. Via. E via. Fuori dalle palle. Questa perfetta, la combiniamo a quell'erbetta blu trovata ora. Ok. E di qua. Sì, non me lo ricordare, lo vedo gli 8 minuti. Allora. Colpi di pistola. Di nuovo tu. Pezzo di merda. Dai. Ok. Via. Via. Dai. Ah. Oh merda.
Come al solito, tutti i nemici su Resident Evil non hanno la minima intenzione di uccidere i personaggi principali. Li prendono, li aggrappano, li guardano, ma non li uccidono, li guardano. Stanno lì con qua Leon, poi che so, negli altri, anche nel 4 con Menendez. Non viene ucciso, lui hanno questa, sono affezionati chiaramente, quindi va bene. Allora, eccoci. Chi è? Oh merda. Combiniamo. Ah, però mi serve lo spazio. Mi serve lo spazio, perché comunque devo mettere. Allora un attimo. Considerando i colpi della pistola relativamente utili in questa parte, io direi. E andiamo in questa maniera. E poso il pompa. Poso il pompa. Non ho colpi di pompa. Cioè, non ho colpi di pompa. Bene. Non ho colpi di pompa. Potrebbe diventare drammatica, come potrebbe andare benissimo. Vediamo. Dipende. Io prenderei una di queste da usare anche subito. Basta, non posso perdere tempo. Via. Va bene. Spero salvo. Aspetta. Aspetta. Ma quale salvataggio? Non c'è il salvataggio, scherzavo, via. Ok. Pronti? Io no. Lo scontro finale, 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 finale per davvero. Cazzo. Ok. Mister X di nuovo. Che poi il Tyrant, infatti. Eccoci. Allora, intanto stai molto calmo. Ulla, sono duri sti gnocchetti. Allora aspetta, fammi usare una di queste. Perfetto. Puoi far muovere magari? Niente, non mi fa muovere. Noto con piacere che ricopri tutta l'arena con le combo. Bella storia, bella storia. Ok. No, no, non ci posso credere, in mezzo alle palle. Perfetto. Ulla, non m'ha preso, vero? Non m'ha preso, ok. Via, via, via. Va bene. Questa è una battaglia d'attrito. Questi glielo posso sparare tutto contro. Ok. Non da questo lato, magari. Cazzarola. Si è incazzato? Porca merda! Mi ha shottato! No. Mi ha shottato. Mi ha shottato. Mi ha shottato. Va bene, stessa tattica di prima. Si parte con l'arma più scarsa, si finisce con quella più forte. Quindi io parto con la pistoletta a questo punto. Con la pistoletta. Sono serio. Per poi andare a cazzo duro di Magnum quando cominciano a cadere le macerie. Ti sto facendo più o meno ridere, giusto? Te lo sto accarezzando. Però lo spazio me lo devi dare sempre, figlio mio. Cioè, non è che posso volare. Ok, ora fagli fare la combo. Non mi dovrebbe colpire. Ok. No. Via. Combo. Ok. Ok, macerie. Vabbè, ancora un po' di pistola vado.
Fino a quando vedo che si può fare, ok. Vai. Ok. Merda. Esagerato. Avido. Via. Ripiegare. Ah, va bene, non mi ha preso. E lo è questo qua. Ula. Magnum è il momento. Va bene. Ho lo spray. Calma. Ora. Non ci credo. Cioè, con la pistoletta? Con la pistola. Vabbè. Tanto meglio. Va bene. Eccola. Leon. Merda. Angela Zenticarro. Mi sa che mi prendo il colpo comunque. Via. Vabbè. Alzati. Che c'è il momento hasta luego. Stronzo. Tiè. E attaccari stavolta. Anche lui, secondo tentativo. La Magnum non utilizzata completamente. Va bene. Solo la pistoletta. Salve! Ok. Andati. E mi sa che ce l'abbiamo. Fine. Bon. Va bene. Merda sì. Ok. Ai. Ok. Ti manca. Eccole. Leon! Ehi. È fatta. Te l'avevo detto, no? È fatta sì. Oh, cazzo, minchia che botta il microfono. Vabbè. E Va bene. Niente. È andato. A questo punto, quello che voglio fare è semplicemente ringraziare. Ci sei sempre, anche se ti penso di sì, se ci sei sempre ti ringrazio per esserci stato fino alla fine, in questo caso. Ringrazio chi è entrato in corsa, in live, ringrazio chi era entrato magari inizialmente anche solo per salutare, ringrazio chi recupera tutta sta disgrazia o tutte le altre disgrazie su YouTube, in questo caso. È andato con il 2. E il prossimo, quindi, in questo caso della lista sarà il 3. Tocca. Fa parte della serie, quindi va bene. Anche se la prossima live, presumo. Sì, la prossima live è sull'antologia dei Souls-like, quindi si continua con Dark Souls, effettivamente. E basta, io quello che posso fare è
ringraziare nuovamente chi c'è stato. Grazie sempre chi continua ad esserci. E niente. Come sempre, quindi, un saluto dal vostro amichevole Fulmicotone di quartiere. Ah, se piace tutta sta roba, si sa mai, il follow fa sempre piacere, sapere che quello che uno fa viene apprezzato. Se volete entrare a far parte, ecco, di questo gruppo di rincotoniti, fate pure, tranquilli, tanto c'è spazio per tutti. Io ringrazio nuovamente Resident Evil 2 e niente, da Fulmicotone è tutto. Buon. Alla prossima.